Amici sportivi, buonasera, eccoci in onda. Notte tragica quella di domenica scorsa, 23 maggio, che sancisce quindi l'uscita del Napoli ufficialmente dalla zona Champions. Il Napoli per 2 anni di seguito non sarà qualificato alla Champions, ma tutte le notizie, tutto quello che è successo questa settimana, tante le notizie, ovviamente anche il nuovo allenatore del Napoli che si accinge ad arrivare, ne parleremo ovviamente questa sera con i nostri ospiti. Una settimana molto dura per i tifosi del Napoli, chiaramente per tutte le vicende in Casa Azzurra, ma questa sera abbiamo scelto di fare una puntata di bilanci, pagelle, una puntata di finale di stagione come vi avevamo promesso, ma con il nostro umore di sempre. Presentiamo i nostri ospiti: Gepi Scognamiglio, attore, buonasera. Buonasera. E al tavolo tecnico anche il piacere di accogliere tra di noi il giornalista collega Samuele Ciambriello, buonasera. Buonasera, buonasera. Il prof di Made in Sud, Enzo Fischetti, buonasera prof. Grazie, buonasera a voi, grazie per l'invito. Presidente dell'Associazione Italiana Napoli Club, Saverio Passaretti, buonasera. Buonasera, Saverio. Buonasera, bentrovati. Splendida come sempre Angela Etiope, cosa farei io senza di lei, ragazzi? Buonasera ad Angela. Lo stesso io, buonasera a tutti gli amici di Extra Time Zona Napoli. Come sempre vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp 393 14 14 140 per mandare i vostri messaggi e noi inoltre risponderemo durante la nostra trasmissione. E ci tenevo soprattutto a fare tantissimi auguri di buon compleanno a Mario Passaretti. Tantissimi auguri. Abbiamo anche il piacere di accogliere tra di noi Luca Coronella, consigliere dell'Associazione Italiana Napoli Club, ma anche avvocato. Buonasera. Buonasera Dario, buonasera a tutti. E allora io direi di aprire subito la nostra puntata col nostro primo titolo, come sempre accompagnato dalla nostra slide iniziale, per commentare quindi questa vera e propria disfatta, questa notte che è andata davvero storta per il Napoli. Questa mancata qualificazione Champions, cosa non è successo? Io partirei subito da Saverio Passaretti. Saverio, qualcosa per rompere un po' il ghiaccio? La squadra di Gattuso sembrava essere ritrovata nelle ultime partite e poi catastrofe. Hai esordito dicendo notte tragica. Io credo che le tragedie riguardino altri tipi di situazioni. Una notte amara sicuramente per noi tifosi napoletani, una notte di grandi delusioni, perché tutti quanti noi, dopo lo splendido cammino che il Napoli aveva intrapreso nelle ultime 12-13 partite, eravamo convinti che domenica sera il Napoli col Verona potesse farcela. Così non è stato, grande rammarico, grande delusione, però ecco, poi c'è una domanda che credo ci assilli tutti quanti noi. Ma cosa è successo? Perché il Napoli ha toppato quella partita? Perché la verità è che quella partita il Napoli l'ha toppata nella maniera forse più indecorosa possibile, lasciandoci attoniti, lasciandoci sbigottiti. Io personalmente seguo il Napoli da 55 anni, una prestazione del genere non me lo ricordo, contro una squadra che era venuta qui a fare la sua onesta figura e negli ultimi 20 minuti si è concessa anche il lusso di mettere dei due diciottenni in campo e il terzo portiere, per cui una notte molto 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 amara, ma non tragica, perché le tragedie riguardano altre cose. E questo è anche assolutamente vero. Però Samuele, i tifosi del Napoli sognavano una Champions tutta azzurra, prima il Milan, poi la Juventus, chi uscirà? E invece il Napoli è uscito con grande rammarico, ma anche grande stupore. Nessuno se l'aspettava, Samuele. Sì, non ci resta che piangere, però ci sono due cose che voglio dire. Sono, era partita solo due. Già male questa giornata. Ma come? Senza tifosi. Aspettano migliaia per applaudirli e incoraggiarli e già l'ingresso non avviene. Già è partita male questa giornata. Poi, per dire come la penso io, 30, 30, 30 e 10, il 10 di colpa, diciamo, dei giornali, dei siti, su questo Napoli. C'è la partita della vita e noi parliamo dell'allenatore futuro del Napoli. Bravo. C'è il Corriere dello Sport che ci ha perseguitato con Zazzaroni per 48 ore. Ma perché nessuno ne parla? Bravo Samuele. 30% che do anche ai giocatori, perché guardate, rimbamboliti, ma a me non me ne fotte più sentire che hanno scritto a Gattuso
ci devono dire quello che ha detto il Presidente. Che va successo? Chi vi ha drogato? Cambiate spacciatore per quella partita. Voi dovete assumervi le vostre responsabilità. Siete caduti, e perché? Io lo dico in genere, mi occupo anche degli emarginati. Fischetti, già lo sai. Mi occupo degli emarginati. Non importa se uno cade, l'importante è avere il coraggio di rialzarsi. Il Presidente ha citato i diciottenni e il terzo allenatore. Ma voi vi rendete conto contro chi abbiamo giocato? E che cosa c'era in campo? Poi, durante la partita, quindi un altro 30% a Gattuso, che ha perso, forse era ammalato, le corde vocali stavano già a Firenze, non ha fatto niente, ha sbagliato squadra, ha sbagliato a vedere la partita, 5 attaccanti senza centrocampisti, ma chi doveva crossare? Poi tu metti Isaia, ma chi deve marcare? A Chiesa, Isai. Almeno in questa partita contro il Verona, che giocava uomo contro uomo, metti un terzino sinistro fluidificante. E poi mezz'ora dopo la partita, l'altro 30% di colpo di quest'annata del Napoli al Presidente. Passa 28 minuti e tu rompi un silenzio ingiusto, che era partito manca a farlo apposta proprio con la sconfitta del Verona, bravo, con bravo. Il Verona, lo rompi con un tweet, un saluto, un abbraccio a casa, Gattuso, ciao, a te, la moglie e i figli, ci mancano solo le sfogliatelle, ma è una cosa seria questa. Samuele, vergogna, quindi una vergogna collettiva. Samuele, volevo concludere con te perché mi hai aperto una parentesi importante. Tu mi hai citato un 10%, questo 10% tu l'avevi attribuito ai giornali. A noi giornalisti. Ah, ok, benissimo. La categoria. Ma mi spieghi cortesemente e anche al pubblico da casa che forse chiede le delucidazioni, come i giornalisti fanno il proprio lavoro? Sbattono dei nomi così in prima pagina o secondo te c'è un presidente che comunque non aspetta la fine della stagione e già aveva parlato con altri allenatori? No, perché altrimenti come escono questi nomi, Samuele? No, attenzione, io non credo che il presidente voglia destabilizzare prima delle partite o durante la settimana. Volesse il cielo, noi non abbiamo una grande organizzazione con tanti dirigenti, un grande ufficio stampa, relazione. No, io credo che la destabilizzazione, ma anche oggi, io ho letto di Conceição, dichiarazione di gente che dice l'ho detto a maggio, Nata che dice no, l'ho detto ad aprile. Voi l'avete detto tutte e due con due spacciatori diversi. Cioè, attenzione, qua facciamo pure chi arriva per primo, chi è più consulente del re, chi è più amico del presidente. Però ma Samuele, io parlo di destabilizzazione. Però Saverio, io la condivido, Dario, ecco. Perché quando il Corriere dello Sport titola sarà Sergio Conceição, uno pensa, entri nella testa delle persone. Parliamoci chiaro, era il caso in questo momento è come se i giocatori di mettere questi nomi a questa cosa. Però ci sono state delle forzature che forse andavano evitate. Poi è chiaro che questa è un'ipotesi, sia ben chiaro, la verità la sanno solamente loro 11 che sono scesi in campo. Solamente loro. Sbagliavano passaggi che anche l'arbitro Fischetti nell'eccellenza in terza categoria bravo, non sbagliavano. Bravo, sì. Ma poi chi ha sbagliato? Quelli là più navigati, più esperti, ecco. Quelli che dovevano dare l'esempio, i vari Insigne, Fabian e compagnia. Una domanda prima poi di collegarci con il nostro Club Napoli, che abbiamo in attesa come sempre ogni puntata per voi, però una società che si rifugia, Saverio, nel silenzio stampa per un intero girone di ritorno, non si può nemmeno aspettare che poi i giornali qualche notizia, anche errata, la diano. Ma l'amico maestro Samuele Ciambriello non a caso ha dato delle responsabilità anche alla società. È chiaro che si concorre in tanti, certo, quando succede uno sfracelo. Lo sfracelo è di tutti, società, giocatori, ambiente, tranne i tifosi, perché non c'entriamo assolutamente nulla, perché non eravamo allo stadio, perché eventualmente se il Napoli avesse potuto usufruire dei suoi tifosi, sta partita la portava a casa. Però stranamente tutto ciò non è successo. Collegamento Skype con il nostro Club Napoli Capri, direttamente dall'isola più bella che c'è, del Golfo di Napoli, nel Mar Tirreno. Sentiamo i nostri amici collegati da Capri, tifosi del Napoli. Eccoci. Buonasera a tutti. Buonasera. Ah, quindi non sei a Capri, sei direttamente al Maradona? Questo è uno sfondo di buon auspicio.
con i tifosi ancora. È emblematico perché sta a significare cosa ha rappresentato questa stagione per il Napoli senza il fattore campo. L'ho appena accennato, credo, Saverio. Alcune partite probabilmente noi dalle tribune l'avremmo indirizzata diversamente, sia nel bene che nel male, sia dal punto di vista dell'incitamento che poi proprio come vincolo anche per determinate situazioni che poi abbiamo visto in campo, nei rapporti tra giocatori, allenatori, eccetera. Costanzo Ruocco, presidente del club Napoli Capri, però ricordiamo anche quanti sono gli iscritti del vostro club, quanti iscritti contate, allora, come vi riunite per le partite? Noi siamo nati nel 1985, su impulso di Costanzo Celestini, che è un nostro concittadino, certo. Costanzo degli anni di Maradona, e portiamo avanti questa bella storia da 35 anni, siamo circa 300 soci, abbiamo vari punti di incontro perché non abbiamo una vera e propria sede, però vuol dire anche con i social eccetera, comunque momenti di incontro e di condivisione non mancano, quindi ci portiamo avanti in questo modo. Costanzo, le partite del Napoli vi riunite di solito tutti insieme, c'è grande atmosfera, c'è grande divertimento, speriamo ovviamente che vi rivediate quanto prima. Assolutamente, noi avendo il mare di mezzo abbiamo la grossa problematica delle gare notturne perché ci costringono a noleggiare dei natanti per rientrare la notte, quindi sono, per noi in effetti anche le partite in casa sono delle trasferte, però diciamo che comunque la presenza allo stadio tra abbonati e diciamo, partecipanti con biglietto sono sempre intorno alle 100-120 unità a partita. Cendo la linea a Saverio Passaretti che ti saluta. Costanzo, e vuole fare una domanda. Nel salutarti con tantissimo. Ciao, nel salutarti con tanto affetto, volevo ricordare il compianto Ciccio Staiano, colui che ebbe la brillante, bellissima idea della fondazione del Club Napoli Isola di Capri. Però è ancora in vita, eh. È ancora in vita. Meno male, dico meno male, lo volevo ricordare perché era da molto che non lo sentivo, non lo vedevo. Sì, sì, certo. Poi devo farti complimenti perché hai preso il suo posto in maniera veramente splendida. Quello che mi piace aggiungere e sottolineare è il fatto che nelle partite più importanti, nei momenti più importanti, il Club Napoli Capri c'è sempre stato, anche di notte, anche perché so che avete affittato anche dei natanti in privato, tutte le partite, per cui mi premeva sottolineare questo aspetto del vostro club. La tua fede azzurra sarà sempre una cosa importante per il Club Napoli Isola di Capri e non a caso quello sfondo dietro le spalle racconta un po' la storia del tifo napoletano, almeno del settore dei distinti, e questo è un fatto molto 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 bello. Va bene, comunque un abbraccio circolare, Costanzo, carissimo amico mio. Ti verremo a trovare a questo punto a Capri, così come tanti tifosi del Napoli. Siete anche Covid free come isola e quindi un abbraccio enorme. Ciao Costanzo, un abbraccio. Grazie di questo. Ciao. Contattateci e noi siamo sempre aperti a qualsiasi tipo di incontro. Un abbraccio a te, ciao, Costanzo, grazie. Perdonami 10 secondi, sì. A proposito dei tifosi. Sì. No. Ma scusate, in settimana con un po' di tifosi c'è stata la finale di Coppa Italia. Io mi sono permesso, ma non sono nessuno. Anche scusate, ma a Bergamo, a Bologna e a Napoli, anche per in continuità, fate stare 2000 spettatori, perché fra poco a Roma iniziano gli europei. No, perché anche in quel caso i nostri tifosi avrebbero avvantaggiato la squadra. In questo senso contiamo anche poco nel palazzo che decide. Perché tu in settimana, 3 giorni prima, nella finale di Coppa Italia hai messo 2000. Allora mandali anche a Bergamo, per Atalanta-Milan, a Bologna,
per Bologna-Juve e consentere per, a Napoli. Perciò quel famoso organigramma societario va assolutamente rinforzato. Rinforzato, Presidente, come da Amaric, con le buone, le cattive e anche per le giovanili, per i ragazzi. È stata l'Anda che è stata tanti anni in Europa, come si chiama? La scugnizzeria. Professore, ho detto bene? No, pensavo come si chiamasse, perché il nome completo è Atalanta Bergamasca Calcio. Ma Bergamo alto o bassa? Alta, ovviamente. Alta sempre. Alta classifica. Sono borghesi, Allora, anche qui non abbiamo una scugnizzeria, non abbiamo i giovani. Rinfrescare queste cose al Presidente, che non deve dire se viene Spalletto o Passeretti è il nostro centravanti, deve dire mi voglio organizzare la meglio. La scugnizzeria napoletana che tanto piaceva al nostro Presidente. L'aveva promesso il confratello. Sì, abbiamo però, volevo fare questa domanda, torniamo un po' sulla partita. Enzo Fischetti, sì. I giocatori si sono detti con Gattuso, la squadra si è detta con il mister... Ma lei, dal suo punto di vista, da tifoso, da appassionato, ha visto questa squadra con il mister? Sì, io volevo soltanto dire, quando ho visto Capri, che molto spesso quando facevo spettacolo a Capri tornavo nella notte con i gommoni, perché non c'era la possibilità di dormire a Capri, ero l'unico italiano che scappava da un'isola italiana e approdava su... Non dalla Libia! Esatto, e approdava in Italia, era tutta una cosa italiana. Io credo una cosa, che vabbè, la partita col Verona è andata come è andata, però uno deve considerare anche un campionato, sono 38 partite e ci sono tante partite che il Napoli praticamente ha sprecato, sconfitte in casa con squadre di modesto valore. È chiaro che poi anche l'emozione, l'ultima giornata gioca brutti scherzi, forse con 3 punti in più il Napoli era già qualificato, era tutto più tranquillo, non staremo qui adesso a fare questi discorsi. Geppi, tu 18 anni di curva, grande attore ma anche grande tifoso del Napoli, grazie di essere con noi, ma un tuo bilancio su questa stagione, su quest'ultima partita, tiriamo un po' le somme. Allora Dario, partiamo dal presupposto che io devo ancora sfumare la delusione e la rabbia per la partita contro il Verona, perché non mi sarei mai aspettato una debacle. E infatti ho dovuto spegnere il telefono per 2 giorni perché mi sono sbilanciato così tanto, è cosa che non faccio mai, ma perché mai ad immaginare che dopo 4 mesi, un girone di ritorno con una media scudetto a solo 4 punti dall'Inter, cioè sì. Come puoi immaginare che il Napoli scendeva in campo col Verona in quel modo? È stata una bruttissima delusione, però come diceva il professore Ciambrello, effettivamente dall'inizio si è visto le cose che non andavano bene, quando il pullman del Napoli non è entrato noi siamo scaramantici qua, si sa, sono quelle alza cose il cornetto, che, alza il cornetto che eccolo qua, infatti, ce la facciamo vedere. Noi siamo molto scaramantici, quindi già il fatto che il Napoli, che sono 38, no, più di 38 partite che il Napoli gioca senza a tifosi, sì, serviva... considerato poi anche l'anno scorso ovviamente, quindi consideriamo... siamo a un numero oltre 50 oltre gare, 50 partite, sì. Ma serviva lo sprono dei tifosi, veramente. Io da tifoso sono 18 anni e mi ha fermato solo questo maledetto Covid, però sai che significa per i ragazzi comunque vedere i tifosi che ti spronano, ti incitano dopo un campionato anomalo, diverso, totalmente diverso dagli altri, sperando che sia l'unico e basta, perché adesso veramente sta pandemia ci ha stancati. Comunque, ripeto, la delusione è stata grande e non mi sarei mai aspettato. Geppi, però consentimi. Sì. Facciamo finta di essere al bar dello sport tra 4 amici. Sì. Ok? Cosa è successo secondo te? Perché è la storia della giornata che è strana. Io sono una storia strana. È brutto dirlo. Non ce la devono raccontare, ci devono dire qualcosa. Ma questo dico, cosa è successo? Ancora questo, o la società, stampa, i calciatori, il capitano, qualcuno ci deve dare delle spiegazioni. Anche l'ex allenatore dovrebbe poter dire qualcosa. Stiamo ancora aspettando. Per rispetto. Ma anche i giocatori, che scrivono a Gattuso le lettere d'amore sui social. Scrivete qualcosa per ma noi l'hanno scritte anche ad Ancelotti, quindi sinceramente penso che non ci sia più da stupirsi a questo punto, perché prima fanno l'ammutinamento, poi scrivono le lettere d'amore, poi adesso con Gattuso chissà cosa è successo in quest'ultima partita, quindi ahimè hanno ben poca credibilità, Geppi.
Ah, ma assolutamente, no, io per questo, come dicevano loro, io mi aspetto un chiarimento, ma dalla società, anche perché, vedi, sono giorni che siamo in balia dei giornali, impazzano nomi, cioè io disse l'altra volta, ci manca solo Ezzolino Capuano, abbiamo completato la lista degli allenatori. Ah, eri tu che l'hai detto, quindi, eri tu. Ezzolino Capuano, e no, dico, quindi io mi aspetto un chiarimento, ma la società si deve far sentire, io penso che da Lorenzi sia arrivato il momento che deve capire cosa vuole fare. Io lo posso anche ringraziare, io in 15 anni non mi sarei mai aspettato di stare da 14 anni in Europa, ok, vincere anche coppe, supercoppa, però adesso è arrivato il momento di decidere o fare il passo grande e quindi cercare di competere, anche perché noi per 10 anni abbiamo avuto la possibilità e credo che in 9 anni di primato Juve il Napoli poteva benissimo toglierci due scudetti, però purtroppo il presidente a gennaio, è una volta, con tutto il rispetto per i giocatori, ma una volta ti presenti con Regini, Grassi, un'altra volta con Grassi, con Macasci e mi dici no, ma noi non dobbiamo, non c'è dobbiamo anche comprare. Però su questo 10 secondi. Io voglio però sentire soltanto io non anche penso la nostra che la sera De Laurentiis si vede le cassette dei giocatori. Anche qui, se tu vedi che ho un direttore o gli osservatori non funzionano, non pensi che lui è andato a vedersi la partita di Grassi, sì, la mia. Allora anche qui ti vuoi organizzare un po' meglio anche nel far venire dei giocatori. Bravo. Nel vedere quanto costano. Io una volta, lo dico con tante aneddote, dopo tanto tempo insomma, ma su Maksimovic tutta la stampa diceva che era il più grande difensore d'Italia. Io una volta... Si è dimostrato? No, l'ho preso, dice, sa me, ma ti pare che secondo te... Dice, non vuoi spendere, non vuoi spendere. Alla fine l'ho comprato, ma non è che si è visto le partite di Maksimovic. E allora a maggior ragione anche lui deve fare autocritica. Fatti un team tra osservatori. Deve fare un passo avanti sotto questo aspetto. Un breve, un tassativo. Ho ancora in modalità muto purtroppo la splendida Angela, che deve anche sentire i tifosi, qualche WhatsApp, l'umore dei tifosi a casa, poi l'avvocato Luca Coronella. Prego Angela. Allora, i nostri telespettatori, i nostri tifosi ci scrivono sempre. Abbiamo una domanda per il giornalista Samuele Ciambriello da Alessandro da Procida. Ci scrive: come ci si dovrebbe comportare con certi tifosi che criticano Luciano Spalletti, che dovunque è andato è riuscito quasi sempre a raggiungere la Champions League? Complimenti per la trasmissione e buona serata a tutti. Allora, apriamo questo discorso dopo che abbiamo una pagina dedicata per il nuovo allenatore probabile del Napoli. Qualche altro WhatsApp? Marco da Caserta ci scrive: Gattuso se n'è andato così come è arrivato, senza far rumore. Non vi sembra paradossale per uno come lui? Allora, Luca Coronella, un bilancio e poi su questa domanda di Gattuso non posso che sentire. Ma avvocato te. Penalista o amministrativo? Penalista. Penalista. Penalista, Coronella, vai, state attento. L'ho detto da voi e mi intimorisce pure. Vabbè, ci conosciamo. Grazie di questa domanda. Io dal giorno in cui sono stato accolto dal padrone di casa Saverio in questa grande famiglia, la prima cosa che dissi, io sono anti-gattusiano perché non lo vedo proprio che possa fare il tecnico a Napoli. Andava esonerato a gennaio, andava esonerato, tu dicessi. Ma secondo me andava esonerato poi alla fine del campionato scorso. Lui è arrivato come traghettatore e doveva rimanere tale. E anzi, voglio aumentare le percentuali delle responsabilità dal 30 al 51% per due motivi. Lui è venuto, dice che lui ha fatto l'uomo spogliatoio e abbia risolto il problema dell'ammodinamento. No, lui l'ha capeggiato l'ammodinamento, ha completato lo spogliatoio, ci ha messo a capo contro la società. E la partita col Verona, secondo me, è proprio la versione emblematica di aver capeggiato l'ammodinamento contro la società, perché non è possibile per 22 minuti giocare con 5 punte e 5 giocatori messi a casa in campo e con Bakayoko, che ti ha deluso più volte nella stagione, al posto di Demme tutta la partita, è dovuto cambiarlo solo perché era ammonito e l'arbitro non l'ha ammonito per la seconda, non l'ha espulso. E questa cosa per me è stata emblematica. Poi Politano ti toglie sempre le castagne del fuoco, non parte titolare e parti con il tuo uomo di punta che è il più svogliato della partita. Il tuo Lozano è stato purtroppo per l'unica volta che sta a Napoli svogliato, cioè pare che la partita non la stava giocando per il Napoli. Queste cose qua, tanti di questi indizi gli portano le sue responsabilità al 51%, aggiungendo pure il fatto che io non l'ho mai ricordato. Tu chiedesti però l'esonero di Gattuso già dopo la partita col Verona. Quella fu uno spartiacque, non c'è stato l'esonero, ma quindi gattusiani pro contro, la tua visione è chiara. Io almeno in questo sono stato coerente per tutto il campionato, anche quando c'è stato il filotto delle 14 risultati positivi, io comunque vedevo i singoli che si devo gestivano con un bel gioco, ma non vedevo nessuna mano
tecnica, purtroppo, e questo è i vari cambi. E poi un'ultima cosa, un allenatore dice non scende in campo, però può leggere, può fare solo una cosa, quando legge la partita. Ditemi cosa ha letto, quando mai lui ha letto la partita, quando? C'è l'errore di Sai, che è lo stesso che ha commesso contro il Cagliari, identico. E cosa è c'entra preciso. L'allenatore in questo? C'entra l'allenatore dal nel mio senso punto che di il vista, giocatore sbaglia, la colpa è dell'allenatore, perché nel posizionamento, consentimi, Isai, sì, il calciatore può sbagliare una volta contro, sì, il Cagliari, ma se è recidivo e sbaglia un'altra volta con un allenatore che è presente lì e che vede la linea dei quattro schierati, c'è cioè un'inquadratura dall'alto che non abbiamo adesso, peccato, perché se te l'avrei fatta, sì, vedere, c'è questa inquadratura, la difesa. Cosa vera, perdonami, io non voglio diventare opinionista, però non ci azzecca molti, sai che doveva pure buttarlo a terra. No, ma noi avevamo due centrocampisti vicino all'arbitro, no, un attaccante che non ha consentito di marcare, sì, il difensore che ha fatto il lancio, quindi hanno sbagliato i nostri centrocampisti. In questo senso il posizionamento anche dell'allenatore. Ma se l'allenatore non la prepara così la partita, ma non Gattuso su Isai, non l'errore di Isai, che è un errore di mente, di posizionamento. Ma se lo vedete bene, questo ha preso il pallone, Presidente. Ma io l'ho visto bene. Non c'è stato nessun attaccante. Io ho visto bene. I nostri centrocampisti stavano vicino all'arbitro, forse a pregare, e questo ha fatto un lancio con tanta libertà. Poi lui poteva pure buttarlo a terra, fuori aria. Doveva. Però anche qui torniamo a quel fatto d'inizio. Isai non stava marcando una alla destra alla Chiesa, perché l'hai messo contro il Verona? Allora, che gioco con una punta. Io adesso ho un tassativo. Sempre Gattuso. Prima di andare in pubblicità, non voglio diventare opinionista, gli opinionisti siete voi, ma ci stavo spiegando soltanto Fischetti, questo concetto da Samuele. Se la difesa è completamente spostata sulla destra, un allenatore ha l'obbligo ovviamente di richiamarla e di accorgersi di questo errore. Angela Etiope. E noi ci vediamo subito dopo la pubblicità qui Extra Time Zona Napoli. Rieccoci di nuovo in onda qui Extra Time Zona Napoli. E allora, noi abbiamo interrotto la nostra trasmissione con un attimo di spazio canoro, piacevole, ovviamente questa sera una puntata molto tesa per tutto quello che è successo, però prof, ci voleva, no, questa canzone bella, rallegrante. Assolutamente, per uno come me poi che ne ha passate di tutti i colori. Io voglio soltanto raccontare un episodio velocissimo. Io ho smesso di fare l'arbitro in virtù di un episodio drammatico. Io una volta dovevo fischiare la fine di una partita, un giocatore si è avvicinato, mi ha afferrato un braccio, ha fatto: ma che fai, fischi? Ma non vedi che stiamo perdendo? Quando è il momento te lo diciamo noi. E cosa doveva fare l'arbitro allora quella per i giocatori? Che gli hai detto? Sono fischietti. Una partita iniziata alle 10:30 del mattino, se riscurando a notte, noi giocavamo ancora. Com'è? Io ho preso uno di quello, sentite, voi non ce la fate a pareggiare, perché ci ne amma a casa. Sembrava la finale di Europa League, pure quella, dice. Professore, ma questo Napoli non ce l'ha fatta a vincere. A proposito di Europa League, di giornalisti e giornalai, che bello vedere Albiol. Bello. E dice, a 34 anni, dice, ma chi stai anziano? Ma chi è venuto posti Albiol? Perciò tante volte, se qualcuno vuole lanciare un messaggio e ci sono un po' di giornalisti, diciamo, che si prestano o autonomamente vogliono essere consulenti, ma Albiol non poteva essere utile. Ma certo che poteva essere, no? Ma come no, dai, non scherziamo, però bisogna anche riconoscere e dire, caro prof, e tu lo sai bene, ma come uno che Albiol, perché era che se lui espressamente spogliatoi di voler andare via in Spagna. Vabbè, forse la frase del presidente non ci azzeccava nulla. Villarreal, 50.000 abitanti. Però. Noi andiamo a vincere, io andai in trasferta 2-0. Bravo. Corona, pure tu c'eri. C'era anche però il vice campione in campo, Cavani, che qualcun altro aveva definito vecchio. Caro Samuele, a questo punto il grande vecchio, forse, mi hai aperto questo discorso. No, io ma torniamo su questo. Ti provoco con questa slide di De Laurentiis. Guarda questa slide. Come ha detto? Guarda questa slide. Rivoluzione. L'anagramma di rivoluzione a Napoli è congelamento, qua ogni cosa è congelata, sempre in prospettiva, faremo, diremo, un po' come quando i politici dicono il futuro dei giovani, ma perché il presente di chi è? Allora pure questo voglio dire al Presidente, non ci dire, non ci mettere in campo nessun programma come investimento,
Noi vorremmo vincere tutte subito e ritornare subito tra i primi quattro, o no? Visto che ci compete la nostra storia. Siamo una società che negli ultimi 10 anni ha fatto un po' la storia del calcio italiano, per cui dal 2010 il Napoli è in Europa, l'unica vera avversaria della Juve fino all'anno scorso, e qui poi bisognerebbe andare un attimino più a fondo, perché essendo l'unica antagonista, l'unica vera avversaria, il Napoli poteva fare sicuramente qualcosa in più per poter sorpassare la Juve nei momenti giusti. Tutto ciò non è stato fatto, adesso però col bacino d'utenza, e lo vogliamo dire con un po' di rabbia, certo. Pure questo mi ha fatto incazzare di più, certo. A me, perché se tu non ci vai e ci va la Lazio e la Roma, io sono scontento e basta, ma tu non ci vai e ci va la Juve, io sto incazzato meno. Soprattutto per questo, si può dire, siamo questo? Incazzati, si può dire in televisione. Siamo incazzati soprattutto per la Juve. Oh no, abbiamo fatto un grosso favore alla Juve. Hai capito che voglio dire? No, ma il Napoli di favori grossi alla Juventus quest'anno ne ha fatti due, perché anche la Supercoppa che ha dato un coraggio alla Juventus. Ma non volutamente. Evitiamo almeno, diciamo questo. Almeno. Ovviamente non parliamo di questo, però il Napoli da lì ha dato un grande coraggio alla Juventus, Gepi, di ribaltare da là la stagione. Ma più che altro voglio dire che ai tifosi del Napoli è arrivato il momento di crescere di mentalità, perché ovviamente dopo la partita con il Verona, che ci ha visto ormai sconfitti, sono andato a leggere sui social le varie situazioni, quindi ovviamente si parlava del rigore a Quadrato, casomai di alcuni aiuti, però signori miei, io posso capire fino a quando stiamo inseguendo noi la Juve, noi ci siamo tirati la zappa sui piedi noi soli. Bravo. Noi dovevamo solo vincere, dopo 20 minuti il Napoli doveva stare 2-3-0 e si era chiusa la pratica, quindi non mi va nemmeno di attaccare la Juve del presunto rigore su Quadrato, perché noi, loro ci inseguivano, noi dovevamo solo vincere. Bravo. Io l'unica volta che ho criticato una conferenza stampa Sarri era per un quarto di Coppa Italia, partita secca in casa, Napoli-Atalanta. Chi vinceva, se il Napoli andava avanti, in semifinale, doppia sfida con la Juventus. Sì. Lui mette 8 giocatori nuovi, sì, su 11, ma non è un amichevole. E io l'ho contestato. Cioè, io già sto con l'idea di superare l'Atalanta, perché nelle semifinali di Coppa Italia, andata e ritorno, c'è la Juventus. C'è la Juventus. Cioè, come si fa? Uno che viene a Napoli, anche lo stesso Gattuso, a non capire che la stessa finale di Coppa Italia con la Juve è la madre delle finali, non è che tu la perdi e basta, è come la perdi, come la perdi. Prof, ma che avrà pensato il presidente con questa uscita dalla Champions? Io ho scelto questa slide con questa foto che lei può anche vedere poi alle sue spalle, di De Laurentiis, ride un po' perplesso. No, la domanda è troppo tecnica, ma io voglio dire una cosa, tornando un attimo indietro alla finale di Europa League, si è finita ai rigori, gli ultimi due l'hanno tirati i portieri, sì. Teoricamente, se una delle due squadre avesse avuto un giocatore espulso, quindi aveva 10 giocatori, l'undicesimo rigore non si poteva tirare perché l'altra squadra aveva un giocatore espulso. Per regolamento il rigore si intende tirato e sbagliato. Oh là là. Così è il regolamento. Per un giocatore espulso. Per un giocatore espulso, il rigore è tirato e sbagliato. L'altra squadra però deve comunque tirare il suo rigore. Se lo sbaglia, si continua. Se invece lo segna, praticamente vince la competizione. Mai addirittura, se tu c'hai due giocatori. Ma i rigori c'entra la Juventus, ha fatto la Juventus questo. Se tu c'hai due giocatori espulsi, tiri 9 rigori, gli ultimi due non li tiri, li tira tutti e tre di seguito l'altra questa squadra. Questa è una fake news, però avete visto come l'ha detta? Ma perché? L'ha detta convincendo. No. Che fake news, Samuele? Non scherziamo. Ma questa allora ha deciso la Juventus pure a livello europeo. Lo vogliamo dire. È una cosa juventina. No, quella signora che appare in televisione ogni tanto, che parla così bene del Torino, che c'è il museo Egizio, è lei che stabilisce queste cose, o no? Ti piace questa cosa? Ti ho dato un euro per farti parlare, parla bene di me. Succede di tutto questa sera, vi stiamo regalando anche risate. E, insomma, Rivoluzio Napoli, Saverio, le idee di De Laurentiis adesso quali saranno secondo te? Bisogna poi dargli anche i giusti meriti, sia ben chiaro che ha sbagliato solamente Donadoni nella sua lunga excursus di allenatori.
o mi sbaglio? Nella scelta, dici nella tu. Scelta, cioè non ne ha sbagliato. Oddio, uno per fare una battuta, quando è venuto da noi Angelotti, con lui abbiamo fatto settimo o l'ottavo posto. Vabbè. Con l'Everton ha fatto un posto in meno, diciamo. Però è sempre 9 milioni. Però, ecco. Ma pure in questi giorni, con tutto quello che sta accadendo, un allenatore 9 milioni a lei, quell'altro 4 milioni all'anno. Voi vi rendete conto, Allegri prende per 4 anni 36 milioni. Ma cazzo, ma scena pazza. Allora, se un allenatore ci viene a costare tanto a una società, deve rendere anche tanto. Sicuramente. O no? Sì. Però bisogna anche dire, prof, che no, io voglio dire che 36 milioni non li ho visti manco quando c'era la lira. Prof, ma Conte che lascia l'Inter, perché l'Inter poi parla di ridimensionamento, i conti non vanno, esatto. Il fondo OAC3 sovvenziona 250 milioni, ma in prestito è con un tasso di interesse del 12,5%. Conte, secondo lei, ha sbagliato ad andare via oppure no? Ma secondo me no, ma solo per un motivo. Evidentemente i rapporti con la società si erano deteriorati. Io l'unica cosa che voglio aggiungere è che vedo bene come allenatore del Napoli, piuttosto che Spalletti, non so se la pronuncia è giusta, ma vedo bene Emery. Ecco, bravo. Grande allenatore. Emery, che ha vinto 4 finali. Di Champions League, no, di Europa, tre con il di Europa, di Europa, Europa League, consiglio. Insomma, perciò lo vedi bene. UEFA Europa League, Unai Emery League. Sembra fatta apposta. Però questa responsabilità che diamo a un grande allenatore, pur quando è venuto Angelotti, io speravo. No, tutti speravano. L'unica cosa è Sarri, diciamo la verità. È venuto non un grande allenatore e ha dimostrato di essere un grande allenatore. Attenzione a prendere i grandi nomi, ci può stare un allenatore non conosciuto al massimo, dipende tu che gli dai in mano. E allora vogliamo un grande fare... artista ha bisogno, diciamo, vogliamo fare così, dopo che io cedo un attimo la linea ad Angela Etiope, continuiamo con questo discorso degli allenatori, perché abbiamo anche un video pronto per voi, poi abbiamo anche un video di calciomercato, quindi subito dopo, Angela. E grazie quindi alla nostra regia abbiamo solo per voi un piccolo mini spot. Amici di TV Luna, oggi sono qui per parlarvi di un'offerta imperdibile firmata Fratelli Beatoino. Fateci caso, nelle vostre case sentite freddo nei mesi invernali e particolarmente caldo nei mesi estivi? Beh, la risposta è semplice, è arrivato il momento di sostituire i vostri infissi, che evidentemente saranno in alluminio o in un legno particolarmente vecchio. E allora approfittate adesso dell'offerta Beatoino. Avrete la possibilità di avere i vostri infissi nuovi in PVC o in legno pagando soltanto il 50%. Un esempio. Il preventivo viene a costarti 10.000 euro. Bene, ne devi pagare soltanto 5.000. Gli altri 5.000 te li regalano i Fratelli Beatoino. Approfitta adesso. Rifatti gli infissi a casa, adesso o mai più. Fratelli Beatoino. Convenienza e qualità al tuo servizio. Spalla a spalla con il nuovo allenatore, noi abbiamo pronto per voi un video, una clip molto simpatica di chi probabilmente sarà il prossimo allenatore del Napoli. Grazie regia. Io ho tentato di fare sempre il massimo a qualsiasi allenamento e in qualsiasi partita. Sembra quasi rassegnato, non come se no, ci fosse... No, cioè, possiamo dire. Sono offesi. Non lo so. Ma quello che dice, oh, piove oggi, sole. Piove domani, sole. Piove, in fondo all'anno piove, no, sole. Piove poi il prossimo anno. E va a finire, in 2 anni piove. Il tempo a pensare al tempo perso è ancora altro tempo perso. Rassegnato sei tu, sei tu, sei tu. Sì, sì, tutto vero. Non ti vedo tranquillissimo, sto il musino un po' bianchino, un po' smunto. Secondo me tu c'hai qualche cosa che ti fa annoia. Sì, sì, tutto vero. Sei tu, c'hai qualche problema? Vediamo. E allora Lucianone, Spalletti che strappa sempre sorrisi in queste uscite un po' comiche, professor Fischetti con la stampa. Siamo come autore a Made in Sud sicuramente per però elevare il livello della trasmissione. Il conduttore è stato un poco
poi si può dire una cosa strana in televisione. E lui sta all'Inter, non vince niente. Dove hai messo solo quello dell'Inter, se metti qualche altra battuta che ha fatto, eh beh, su a questo Totti, punto me, non andava la nostra trasmissione, no, perché sono dire, tantissime anche, riuscite. No, anche in questo in televisione, diciamo, ci è mancato il nostro Gattuso per un periodo, perché era efficace nel giustificare ogni cosa, nel comprendere ogni errore. Spalletti secondo me non è solo bravo nel comunicare, attenzione, eppure tosto con i giocatori, campioni o non, campioni o non. E secondo voi, io sposo, sposo in pieno quello che ha detto il professor Ciambrillo, no? Non credo caso, che stiamo sottovalutando l'arrivo di un grande allenatore, l'ha dimostrato con i fatti, cioè due qualificazioni in Champions League, due scudetti vinti in Russia, una coppa, una supercoppa, voglio dire, è uno che ha dato tanto al calcio italiano, è uno dei più preparati a livello di comunicazione, credo che sia forse il numero uno in Italia in assoluto, nel bene e nel male, con filosofia o senza filosofia. Aspettiamo, vediamo il materiale che gli sarà messo a disposizione e poi andremo a valutarlo non alla prima partita, ma quantomeno dopo 15, 20, 25 partite, per avere un'idea di chi è Spalletti a Napoli. E allora, noi abbiamo anche questa slide che ci propone la nostra regia, ecco che Spalletti che in questa partita addirittura mette una mano, diciamo, sul collo a Insigne come se volesse accarezzarlo. Stiamo parlando del 15 ottobre 2016 in un famosissimo Napoli-Roma. E adesso J. Picaro sembra quasi che Luciano possa riaccarezzare Insigne. Ecco, io riallacciandomi al discorso di prima, sempre dei tifosi, adesso già lo stanno massacrando, non è nemmeno arrivato, già lo stanno massacrando. Questo è il problema di che Napoli. Che gli stava dicendo secondo te, fammi un di tutto quanto sei bello? Non là, che gli stava dicendo? Secondo me quanto sei bello? L'imitazione di chi? Di... No, non lo so, vedi tu, stanno conversando, vai! Allora, no, se devo fare un'imitazione no, faccio ma quella... No, ma non devi chiedere il permesso. No, devi siamo essere... Ah, ok. Spontaneo, c'è un permesso. Ok, perfetto, perfetto. Allora, io dico che praticamente compro Luciano perché Luciano mi ha promesso che in un anno saremo in Champions League. Comprerò i giocatori alla sua portata e i classici soloni non mi devono venire a rompere le scatole. Quindi verrà anche Marino, perché l'espressione solone la diceva Pierpaolo Marini. Ma Pierpaolo è stato un mio compagno di viaggio dalla Serie C alla Serie A, comprandomi giocatori di un certo livello, ricordiamo Marechiaro, Il Pocio, Gargano. E quindi io spero vivamente che possano fare un grande percorso insieme. Anche perché spero che Luciano possa essere il nostro Ferguson. Tanto lo dice di tutti, allora, gli ragazzi, state lo dice ascoltando di in esclusiva le parole che dirà il presidente De Laurentiis nella prima conferenza stampa. Sono quindi io il vostro Luciano. Sei tu il nostro Luciano. No, abbiamo detto, sapete, abbiamo detto tra lì che va gitta una cosa. Cioè sì, che per Paolo Marino c'ha zecca. Ma come non c'ha zecca? Io lo voglio dire potrebbe a tanti c'è. Che vengono pagati, vengo qua bravo, gratis. Bravo. Vengono pagati a dirvi strozzare. Mi ha dato una piccola notizia così, sommessamente. Ha dato una piccola notizia, ma che è una grande notizia. Spalletti a Napoli è un merito straordinario di Pierpaolo Marino. Addirittura. Te ne assumo io la responsabilità. Allora, Saverio Passaretti vi dà questa dichiarazione. Coronel, quindi... sono una battuta. Allora, vari anni fa, gli chiama Marino perché mi trovavo a Bergamo. Per Paolo, sono Samuele, ma sto facendo il possibile per portarti con me qui a Bergamo. Ma come già sto a Bergamo? Sono Samuele Ciambrino. Ah, io pensavo un giocatore che si chiamava Samuele. Mi seguite? A chi mi riferivo? Su Spalletti però vorrei intervenire un attimo. Io sono stato mesi fa, ero entusiasta su questo nome perché
non per il modulo, che anche lui gioca il 4-2-3-1, perché io gli do un merito. Lui è famoso ultimamente negli anni della cronaca per il braccio di ferro con Totti, e quindi i simpatizzanti, gli amanti di Totti l'hanno preso in odio. Signori, lui ha gestito uno spogliatoio capeggiato dal re di Roma e ha vinto lui, perché la Roma è andata in Champions. Bravo. E quindi con l'Inter come è andata? Con l'Inter ha epurato il capitano, che voleva fare il social media communicator, voleva fare il divo con la moglie, e ha epurato il capitano, che era una bandiera, e comunque ha portato i risultati. Il signor Luciano Spalletti, secondo me, in uno spogliatoio ammutinato e combattuto contro la società, è proprio l'uomo che dovrebbe togliere veramente le castagne dal fuoco, un uomo duro e di polso. Io ho scelto questa slide non a caso, la sono andata a cercare, l'ho trovata, perché questo momento secondo me potrà essere sicuramente un buon momento. Non che ovviamente Spalletti venga qui per fare fuori Insigne, no, senza nemmeno che Spalletti abbia già firmato per il Napoli, insomma. Io c'è di sicuro molto molta esagerazione. Angela Etiope, vogliamo sentire i messaggi WhatsApp, certo, che abbiamo dai nostri tifosi? Allora, Luigi da Cerra ci scrive: è innegabile non riconoscergli i meriti, ma come è stato possibile che il Napoli di Gattuso non ha raggiunto nessun obiettivo? Francesco da Pomigliano: 77 punti fatti, 86 gol fatti, 5 giocatori in doppia cifra, numeri importanti, eppure non sono bastati, come mai? Gennaro da Napoli: la verità in tutte le cose sta nel mezzo. Gattuso, come in molti sostengono, non è stato un allenatore mediocre, ma rimane comunque un condottiero limitato. Il Napoli con Gattuso ha fatto pochi errori, ma sempre gli stessi, soprattutto il non saper leggere le partite in corso. Potrebbe essere la causa del mancato rinnovo di contratto? Queste domande poi chiaramente un po' il processo, no? Che potremmo definire. E poi c'è una domanda che abbiamo fatto Roberto prima. Da Napoli, che ci scrive: dalla stagione 2023-2024 in Serie A ci sarà l'introduzione dei play-off scudetto e dei play-out per la retrocessione. Secondo voi servirà questo provvedimento a garantire più regolarità e meno sospetti al campionato italiano di calcio? Sicuramente potrebbe essere un'ottima soluzione. Adesso parentesi degli allenatori, perché abbiamo parlato prima di Conte, che lascia l'Inter per il ridimensionamento in atto. Allegri, che torna alla Juventus dopo 2 anni di seguito, che quindi sanciscono definitivamente un fallimento. Prima di Sarri, che non è riuscito a vincere la Champions, ma soprattutto di Pirlo, che oltre a non aver vinto il campionato, ovviamente poi ricordiamo anche che in Champions la Juventus è andata male. Juric trova subito squadra, passando dal Verona al Torino. Gattuso invece, dopo nemmeno 2 giorni, già è alla Fiorentina. Un po' questo giro di panchine, questo valzer di panchine, Saverio. Valzer di panchine prevedibili sotto certi aspetti, anche giustificate, perché è chiaro che molti adesso dicono: ma come, Gattuso già firmato? È chiaro che i contatti andavano avanti da molto tempo, probabilmente dal momento in cui ha rotto col presidente nella Fatal Verona, come diceva il professor Ciambrillo prima. Il calcio oggi è questo. Però io pensavo anche che da quest'anno il Napoli debba fare un po' di epurazione di calciatori. I vari Fabian Ruiz, Koulibaly hanno chiesto espressamente alla società di essere ceduti, per cui è il momento giusto per la società di rinnovarsi, di rinnovare i ranghi, prendere dei calciatori motivati, con un allenatore motivato come Spalletti, e può dar vita a un progetto nei prossimi anni che potrà dare sicuramente dei frutti importanti a noi tifosi. Prima della pubblicità, prof, non so se ha sentito le dichiarazioni furiose da parte di Juric nei confronti di Sky, sì. Un suo commento folcloristico un poco, no? Ma secondo me aveva ragione, insomma, il Verona ha fatto la sua onesta partita, perché poi se fosse stato... Aveva ragione chi? Juric. Ma non ha fatto mancare domanda che dopo il giornalista? No, perché no, lui inizialmente ha detto tutta questa foga del Verona contro il Napoli. Che ma la domanda era questa: tutta questa foga nelle ultime partite, però, che non c'è stata. Che detto non c'è stata nelle altre partite. E chi l'ha perso nelle altre partite? No, ha anche pareggiato col Verona, il Napoli ha pareggiato. Quindi è chiaro che se avesse vinto... Juve.
con la stessa Juve ha pareggiato. Con la stessa Juve, ma se il Verona avesse vinto, magari poteva essere giustificata questa domanda, o no, prof, no, che ne però pensa? Non mi mette che una domanda, diciamo, lo fa o no, se no pure l'allenatore dice no, sta domanda non va bene, ma con tutti i limiti, se uno è giornalista ti deve fare la domanda, non è che è previsto un tipo di domanda. Aveva il io dovere di rispondere alla domanda, sempre in una maniera ostinata e contraria, ma tu non è che lo interrompi, lo mandi pure a fanculo, invece... ma non ti devi dire, non mi devi fare la domanda, io non invece... lo so. Sì, allora che domanda devo fare? Luca, e poi pubblicità. Io invece una spiegazione me la sono data. Lui veniva dalla tensione che gli aveva messo comunque il campo addosso, perché Gattuso continuava a inveire contro di lui. Quando lui ti ha fatto giocare due primavere e il terzo portiere, cosa deve fare Juric? Bravo, e lui gliel'ha detto in diretta. Però il problema è che lui ha trasportato questo nervosismo davanti alle telecamere, perché è l'ambiente che gli ha creato il nervosismo. Prima, quella è un'intervista a caldo. E in quel momento l'umore di un uomo che comunque è venuto a Napoli, certo, a fare il suo lavoro. Perché deve essere messo in discussione quest'uomo? Perché? Cosa ha fatto di male? Angelo Etiope. E amici, non cambiate canale, noi ci vediamo subito dopo la pubblicità, qui è Extra Time, Zona Napoli. Ricomincio da Trezzi, Lischi, Osimhen, Insigne, intoccabili, il nostro punto di domanda in questo ultimo blocco. Abbiamo anche una slide che accompagna questo tema di discorso, ovviamente di discussione, che non potrà mancare in ottica del calciomercato. E quindi prima ne parlava il presidente Saverio Passaretti, adesso è chiaro che il Napoli dovrà intervenire sul calciomercato, o no, Geppi? Ma adesso bisogna capire questo calciomercato come sarà. Io, come ogni anno, sono curioso, anzi io spero sempre di rivivere un calciomercato del primo anno di Benitez, dove ci fu quella grande rivoluzione, dove si incominciarono a leggere nomi di un certo livello, sono venuti giocatori di un certo livello. Beh, voi vedete, dice, ricomincio da Trezzi, Rischio, Osimhen, Insigne. Sì, punto di domanda, sono... intoccabili? Sì, loro sì. Anche Insigne? Assolutamente. Io sincero, mi sono scocciato di sentire sempre tifosi contro Insigne e quello così. No, ma ovviamente no questo, però per quanto riguarda più che altro il rinnovo di contratto. Sì, ma ovviamente quello che... Io mi limito a dire quello che leggo sui giornali, si parla che non ancora si devono sentire, io poi la verità la sanno solo loro. Io spero che comunque Insigne rinnovi. È il nostro capitano, è il mio capitano, è un giocatore che attualmente in Italia nel suo ruolo è il più forte, ma non esiste proprio paragone. Sono convinto che farà anche un grandissimo europeo, quindi che si sbrigasse a rinnovarlo, perché mi farebbe male vederlo con un'altra maglia. Samuele Ciambriello sul mercato, ma soprattutto su quanto perde il Napoli da questa mancata qualificazione Champions, quasi un bottino di 50 milioni che potevano di sicuro far comodo al presidente De Laurentiis per pianificare questa stagione di mercato. Non credo che sia solo una questione economica, perché l'anno scorso lo stesso non ci siamo qualificati. È arrivato Osimhen e Lozano con X milioni, qui manca pure Lozano, sì, per esempio intoccabile, perché se tu fai un investimento non è che dopo un anno. Io mi auguro solo che il mitico Geppi qui ha citato Benitez. Allora, se Allegri è Allegri, tu gli devi dire Allegri, costruisci e con te devono venire alcuni giocatori. Perché la cosa che più mi infastidisce è quando a Napoli... un allenatore dice ma compri il presidente e il direttore sportivo, ma che significa? Se vuoi fare anche il casalingo o la casalinga, devi dire a uno che ti serve, se ti serve il prosciutto cotto, non è che ti portano i peperoni e volevi la carne, a me pure questi allenatori che ogni tanto anche qualche grande nome. Allora Benitez lo abbiamo applaudito perché venendo lui ha portato 4 campioni con sé, ma 4,5, 5, perché diciamo ancora non sappiamo sul quinto. Ma allora Allegri viene e già chiuso, tra virgolette, prima degli europei con 3 o 4 giocatori. Sicuro. E allora tu veramente dai l'impronta, non è che Spalletti viene, se viene pure Allegri, cioè, quello non è venuto perché non siamo andati in Coppa dei Campioni. Ma perché il Napoli non ti dava 36 milioni di euro in 4 anni? Allora più serenità, tanto ne sentiremo delle belle, ogni collega, ogni trasmissione farà 30-40 nomi,
tutti consulenti. C'è un nome, però, Samuele, ti interrompo, perché abbiamo preparato una clip di un obiettivo di mercato del Napoli. Si tratta di Pau Torres, che ha vinto anche la Coppa UEFA con Emery, un difensore centrale che il Napoli sta di sicuro osservando con Giuntoli in questi giorni, e che potrebbe approdare in azzurro. 24enne, centrale di difesa e ottimo prospetto. Vediamo. E allora, abbiamo visto alcune giocate difensive di Pau Torres, lo dicevamo, un obiettivo del Napoli che sicuramente potrebbe far bene nella difesa azzurra. Koulibaly in partenza, Maximovic termina il contratto molto probabilmente con il Napoli, quindi staremo a vedere. Di sicuro è un giocatore che il Napoli giusto 10 secondi, io mi auguro che il Napoli non l'abbia seguito in questi giorni. Questo è un affare che ha dovuto chiudere, secondo me, già un po' di tempo fa, perché non c'era bisogno di guardare per questa partita per stabilire il valore di quel giocatore, che è un valore importante, giocatore importante. Assolutamente. Sì. Prima della fine della nostra trasmissione, però, ricordiamo un po' di eventi con Gepi, che ricordiamo innanzitutto che tu hai partecipato a delle fiction televisive molto importanti. Sì. Ricordiamo anche quali, e poi ricordiamo gli eventi. Rosy Abate e la nuova serie su Netflix che si chiama Zero. E sì, sono state due esperienze magnifiche, sperando che mi arricchisce ancora di più verso questa ascesa dell'attore, perché comunque è una passione ed è un lavoro che svolgo da tanto tempo, anche se ho incominciato tardi, perché mi sono iscritto in accademia un po' tardino. Beh, però prima ci hai fatto anche quelle imitazioni. Che vabbè, quella è una cosa da piccolo, che studiate, le imitazioni partendo dai professori, cominciando con i professori delle scuole medie e poi continuando con i personaggi famosi. Comunque, quello che ci tenevo a dire è che il 6 giugno alle ore 10.30 a Marcianise, sui campi di calcio dei Fratelli Ciano, ci sarà un evento che è la partitella del cuore contro la disabilità. E è un evento che è stato ideato dal presidente Michele Pisano, che è il presidente dell'Associazione Bambini Speciali di Orta di Atella, e dal presidente onorario Antonio Siciliano, nonché ideatore dei supereroi in corsia. Quindi ci saranno presenti tanti ex calciatori del Napoli, personaggi dello spettacolo. Purtroppo sarà un evento a porte chiuse per colpa della pandemia, quindi aiutateci a condividere questo evento su Facebook, sulla pagina Supereroi in corsia, benissimo. Però, Luca Coronella, noi abbiamo partecipato alla partita in ricordo di Diego Maradona, un bellissimo evento che poi vedrete in onda sulla Rai 2 il 2 giugno 21 e 25. Però, caro Luca, c'è stata poi anche una pagina molto triste che riguarda non questa partita, ma la partita del cuore con Aurora Renella, che era stata invitata dei De Giacal, e cedo a te la linea. Allora, sì, io ci tenevo a fare questo appunto perché Aurora Leone è una mia conterranea casertana, ed è veramente, cioè, tutta la mia solidarietà, la mia, il presidente Bassetti, con quale sono confrontato, tutta l'associazione Napoli, tecnicamente è successo che lei, in quanto donna, non ha potuto giocare la partita del cuore, e è stato un per me non tollero nessun tipo di discriminazione, figuriamoci per una ghettizzazione in quanto donna. Le donne, non c'è bisogno di parlarne ancora di parità nel 2021, non dovrebbe, questo argomento non dovrebbe proprio attraversare nessun tipo di discorso, figuriamoci un evento di beneficenza. Però è anche pur giusto, per colpa di questo popolone non bisogna perdere il punto focale, quello di donare per la ricerca. È importante donare per la ricerca, è importante seguire sul radio la partita che sarà trasmessa, ma è importante anche sottolineare che chi sbaglia paga, tanto è vero che questo dirigente è stato mandato via, però a nome di tutti io invito Aurora Leone a venire con noi qualche volta, quando vuole, sarà lei il capitano di questa squadra, quando vorrà. Benissimo, allora noi un minuto alla fine, un brevissimo giro, Saverio, si inizia con te, un ciclo che si chiude ma Napoli pronta a sognare ancora. Ma sì, la speranza
è sempre l'ultima a morire, e credo che andranno via dei pezzi importanti che hanno fatto la storia, le fortune anche del nostro amato Napoli, però sono così fiducioso di aspettare quello che succederà, perché con un allenatore come Spalletti e con un presidente come De Laurentiis c'è sempre da aspettarsi qualcosa di importante e di positivo. Prof, un flash rapidissimo. Possiamo solo migliorare. Peggiorare è difficile. E mi auguro soltanto che non ci siano litigi tra Insigne e Spalletti, questa è la cosa che mi fa più paura, però poi per il resto sono fiducioso. Samuele, due battute. Qui dentro c'è il nome del terzino sinistro che voglio consigliare al presidente. Allora, posso leggere? Giralo, facciamolo vedere alle telecamere, così. Deve essere uno in grado di essere come Gianni Francini. Gianni Francini. Ti voglio bene, Gianni. Poi voglio ricordare a tutti i giocatori che non hanno giocato contro il Verona, che il Napoli non dimentica, perché chi ama Napoli non dimentica. Non è una sete di vendetta. Samuele, vi dovete fare, vi dovete mettere un po' di cielo in Samuele, testa. Grazie Samuele, che siamo ai saluti finali, altrimenti qui vabbè, mi tagliano. Vabbè, non mi hanno oscurato. James Cognamiglio, attore, regista. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, è stato un onore, spero che sia la prima di una lunga serie. Samuele Ciambriello, grazie a te. Grazie a voi. Prof. Enzo Fischetti di Made in Sud. Grazie per l'invito, grazie. Saverio Passaretti, grazie. Buonasera, buonasera. Luca sempre Colonella. Forza Napoli. Luca grazie. Colonella, grazie di essere stato con grazie noi. Grazie a tutti voi. Grazie anche alla splendida Angela Etiope, però ricordiamo i nostri appuntamenti, perché ci saremo anche il prossimo venerdì 4 giugno con la nostra trasmissione Ultima Extra Time. Lascio chiudere a te, Angela, questa certo. serata. E prima di salutare ringraziamo ufficialmente i nostri sponsor, a partire da Laborottica Napoli, che si trova in via Sant'Anna alle Paludi, Pastificio Setaro, Cantine Mediterranee, che hanno omaggiato gentilmente i nostri ospiti, e i cornetti portafortuna di Buonasorta Lab Napoli. E infine chiudiamo sempre con un brano del bravissimo Piero Del Prete, con un contributo video musicale strepitoso, un brano che ha fatto il giro del mondo della straordinaria Chika Khan. A Guitar and Voice con Piero Del Prete e Annalisa Burzio. A voi.